Parlare di passato senza nostalgia, attingere alla storia per reinventarla nella moda, non è un'operazione semplice, ma ci riesce Miuccia Prada che con Raf Simons intraprende un viaggio nella memoria dei pezzi che nel tempo hanno definito il guardaroba delle donne, per rivoluzionarli spiazzando, con giacche che si trasformano, gonne asimmetriche e dal cappello militare con i velluti e le piume, il lavoro è quello di dare nuova vita ai cliché di femminilità. Un abito può farti sentire confident con te stessa e questo vuol dire avere fortuna, sentirsi bene con se stessi. Voce potente e personalità, Angelina Mango ha conquistato Sanremo anche per come si è raccontata attraverso gli abiti disegnati da Marco De Vincenzo per Etro, che in passerella continua il suo viaggio nel DNA della Maison, in equilibrio tra decori, ricami e colore, con giacche over, lunghi cappotti a vestaglia, guidato da una creatività libera. La creatività ha senso quando abbandona i pregiudizi e se non usi mappe e troppe regole, allora riesci a sorprendere te stesso. Il sorriso di Bianca Balti, Stefano Accorsi in compagnia della moglie, Brunello Cucinelli porta il racconto della sua moda in un'atmosfera da circolo letterario, ispirandosi ad una frase della poetessa americana Edna St. Vincent Millay: la bellezza non dorme, ribadisce come dietro alle maglie opera, ai filati intrecciati, ai cappotti rifiniti e tagliati con maestria, ci sia sempre mano e ingegno dell'uomo, anche in tempi di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, io sono molto positivo e incuriosito, ci porterà a una grande divisione fra cose che dobbiamo progettare e realizzare a mano. Io sono convinto che i nostri sarti fra qualche anno saranno pagati molto di più perché faranno manufatti speciali.